Ragazzi, siamo quasi alla fine, quindi ho preso una decisione. Io gare a 5 giri non ne faccio più. No, perché non si fugge dalla difficoltà e quindi sto a rifare tutti i pezzi perché me la voglio giocare come si deve. Abbiamo gli ultimi 6 Gran Premi e io li giocherò tutti. Voglio provare a fare il massimo, anche nei circuiti più avversi, tipo questo qui che è terribile. Quindi tanto andiamo a investire due soldini. No, non lo posso fare qua. Ricerca e sviluppo. No, dobbiamo farlo fuori. Comunque, le prove libere sono andate un disastro. Non sapete che vuol dire disastro, vero? Quindi vediamo. Vediamo. Diciamo che non è un circuito particolarmente favorevole per il falchismo questo. Io ho veramente tanta paura qua. Tanta. La notizia buona è che Suzuka invece che ho già provato, ho già riprovato in questi giorni. Ah, ho cambiato. Vabbè, allora, vabbè. Diciamo, io pensavo di poterlo fare. Manco se. Ma io non sono libero di fare quello che mi pare prima della gara. Devo rendere conto pure che tipo di. De pezzi monto prima di fare qualifiche. Non va bene niente qui. Non va bene niente, vabbè. Io adesso mi vado a prendere la pole. Sì, ma io oggi qui. Io oggi qui farò il miracolo. Mamma mia. Il dramma qua è che se per qualsiasi motivo mi si incrina, neanche dici dai, si rompe, si incrina il paraurti. E quindi io non riesco più a girare. No, vabbè, ma questo. Io non lo finirò mai. Comunque, alla fin fine, aver cambiato i componenti non mi sembra questo grande dramma oggi, eh. Non mi sembra. Mi sembrava più semplice quando ho fatto le prove libere. Mamma mia. Finirà in tragedia. Poi il bello è che. Tipo flashback del Vietnam. Praticamente quasi ogni curva mi riporta alla mente un incidente terribile che abbiamo fatto in qualche annata passata. Ma ogni curva, raga, ogni curva. Cioè, c'ho avuto il déjà vu di qualche botto in innumerevoli occasioni. Vabbè. Concluse le qualifiche, Diciamo che devi non è andata raggiungere il pole position benissimo, a ma lo Monza. sapevamo che sarebbe andata così. E ok, si è buggato tutto? Beh, mi sembra una cosa veramente, come posso dire, incoraggiante. Purtroppo abbiamo ricevuto alcune penalità sulla griglia. Finirò in Alcune. posizione peggiore del previsto. Quale di preciso dipende. Vabbè, siamo ultimi. Su, è inutile che mi indori la pillola. Sei ultimo, dillo a chiare lettere. Posso sopportarlo. Dai. Voglio vedere. Io, allora. Per me, qui il traguardo vero. L'obiettivo di giornata è quello di arrivare vivo. È qui con me, one Che second. credo di non averlo mai fatto, qualcuno mi corregga, ma se non ricordo male Ok, non ci abbiamo mai siamo. completato sta Spero di gara. non deludermi. Che vuoi? Non deludermi, so io che pago. Curioso il modo in cui si pone. Allora, un flashback anche qui, perché ovviamente. Dai, che siccome. Fatto niente, eh? Sono ultimo praticamente. No, c'ho dietro solo coso. Solo Deledda. Non ho pre ho preso una posizione. No, possiamo forzare un po'. Un pochino. Non dico tanto, ma. Mamma mia, che rischio!
Sì, però, frate, cioè, è il discorso che io faccio spesso, no? Il discorso che io faccio spesso, no? Cioè, se io t'ho superato, no? Sull'IA un po' così, sul vecchio rincoglionito andante. Cioè, se io qui... Se siamo agganciati, non è che tu continui a spingere! Guarda, guarda se si ferma! Maledetto. Io voglio entrare. Voglio entrare e entrerò. Ok, il flashback è già andato. Dopo, pronti via. Ho preso tre posizioni. Ma tanto io qualcosa me la devo riviare adesso. Io qualcosa mi ripiglio. Io qualcosa mi ripiglio. Abbiamo una strategia per Morte, perturbare le mannaggia. posizioni. Oh, e smetti di accelerare se sto addosso. Idiota. Mamma mia. Una cosa pazzesca, eh. Cioè, io capisco. Li ha programmato per vincere, ma santo cielo benedetto! Sta caccia al cadavere, cioè questo sono programmati in maniera tale che se c'hai sotto un cadavere gli passano sopra. Ve prego, aiuto! Ma io non voglio entrare in box. Ma che te se schioppa? Appena iniziata la gara, entra in box a fa che? Salutà, pian caffè. Abbiamo fatto il primo giro, eh? Mamma mia. Solo il primo giro. Beh, inizia alla grande. Inizia alla grande. Ma si può fare! Ma si può fare! Ce la si può levare una gioia. Una piccola soddisfazione. La nostra piccola soddisfazione si chiama... Si chiama bandiera a scacchi da vivi. Cosa non scontata. Che poi, peraltro, il 17° posto a me qua non mi farebbe manco schifo, vi dico la verità. Voglio essere brutalmente sincero con voi. Sarebbe anche un discreto successo, ve lo dico con veramente con la massima convinzione. Anche perché, arrivati a sto punto, io non posso neanche ambire a chissà che, perché è andata ormai. Il treno di quei bravi è partito, mi hanno dato 5 secondi. Santo cielo! Circuito della minchia, scusate, Attenzione, la virtual safety car è stata attivata per via dei troppi detriti in pista. Sono i suoi pezzi miei, sono i pezzi miei. Posso entrare? Porca miseria, porca. Qui manco 5 giri andavano bene. Uno, a gara un giro ci doveva stare. Che desolazione. Ecco, questa è l'immagine della desolazione. Un solo uomo ai box. Solo. Sarebbe stato bellissimo se fosse stato accolto da tutti i meccanici con le braccia conserte, no? Mamma mia. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra No, strategia. non ce l'abbiamo Ultima più. sosta per oggi. Comunque questo è un circuito costruito dal demonio. Io ne ho quasi la certezza. Ha delle curve veramente pensate per uccidere. È una cosa ingestibile in certi frangenti. Veramente ingestibile.
No, 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 di nuovo, Sembra di una sorta nuovo, di sempre protocollo qui. TMF. Sempre qui, sempre qui. Ma perché? Gare in pista. Ho seminato il panico io facendo partire Alettone, ma è possibile? Cioè, l'unica ragione di tutto questo sono io? È caduto un alettone, raga, non è che è scoppiata una curva del circuito, eh. Levata l'alettone e fama finita. Niente, porca miseria. Arrivo, arrivo. Non è detta l'ultima parola. Sto senza alettone, ma non importa. Se ne devo portare solo due. Quindi li faremo abbastare. Arrivo, abbiate pazienza. Sono un po' lento. Ma come un minuto? Ma come un minuto? Eccolo. Vabbè. Curva un po' allegra. Io raggiungerei pure la coda della safety, ma non m'aspettano. Non m'aspettano. Se m'aspettassero, io arriverei volentieri. 16 secondi. Sto a correre da solo praticamente. Non me se schioppa nessuno. Oh, ce l'ho fatta! Finalmente. Ma che mi sfondi la macchina quando prendi il controllo? Ma me l'ha sfondata lui! Ma io ti affido il controllo della macchina e me la sbatti contro i muri, a coso? Vabbè, non importa. Abbiamo una chance quantomeno adesso. Finita la safety, si riparte forte. Potremmo guadagnare qualche punticino. Ma poi incidente de che? So vivo. Mi è partito un alettone. Non è successo nulla di trascendentale. Non capiscono. Non capiscono. Vabbè. Allora, sì, c'è stato l'incidente. Sì, c'è stato l'incidente. Si tenta il colpo, eh. Si tenta il colpo qui, eh. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà Si durante tenta il questo giro. Quando colpo. gli avversari Tagliato un po' cercano una troppo, forse. curva che non puoi superare finché non viene esposta alla Ma bandiera ho capito verde, che potevo. seguiamoli Vabbè, non in importa. questo giro. Dai, dai. Allora, dai. Scatenatemi. Scatenatemi, ho detto. Ho preso un po' larga. Ma porco tutto. Niente. Bandiera verde. Lascia. Quanto sono lento. Mannaggia alla miseria. Devo riuscire a prendere almeno un posto. Dai. Almeno uno. Per dare un senso a tutti questi sforzi. Ce la possiamo fare. Posso inserirmi? Proprio Deledda devo via. Tra tutti quanti, proprio Deledda. Che pago Molto sempre rispetto io. per il tuo compagno di squadra. Un sorpasso Oh, dei tuoi migliori possessi. oh, oh. Te ce m'hanno, eh. Te ce m'hanno, eh. Gira, gira. Fettel, te sei capitato male. Sei capitato male. È una giornataccia per cui sei capitato male. Sei capitato malissimo. Lì sei e lì rimarrai. Lì sei e lì rimarrai. Sfortunatissimo.
Sei mio prigioniero. Sei mio prigioniero. Che cazzarola ho fatto mai! Madre santa! Niente, allora devo fare così. Lo so, se non voglio arrivare ultimo. Mo' dammi la squalifica perché ho tagliato la curva. A Fettel. Te devo pigliare 3 secondi per cui a mali estremi. Estreme tonine, io ho sempre detto. Quello è un po' il motto. Our motto. Poi andiamo scherzando, abbiamo fatto 10 giri già, eh. Ci sarà utile a Suzuka l'esperienza maturata oggi. Ci sarà utile a Suzuka. Vero che ci sarà utile a Suzuka. Devo trovare un lato positivo in tutto ciò. Lo dovrò pur trovare. Niente, Fettel resiste. Fettel ha deciso di farsi molto ma... Arco tutto sta curva della... Ma vaffan... Ehi, stai bene? Spegni il motore e aspetta gli steward. È stato un brutto incidente. Mi arrento. Allora, a sto punto lo potevamo fare subito il botto. Mi risparmiavo 10 giri di sofferenza. Mi risparmiavo. Mamma mia, che incubo de poi. Non ci vengo più. Il prossimo anno la levo. Prossimo anno la levo. Singapore la levo. No, veramente. La levo il prossimo anno. La levo. La levo. È un incubo. È un incubo. È veramente un incubo. Io non la finirò mai, sta gara. Mai. È chiaro, è I evidente a nostri tutti introiti ormai. sono costanti. Dovremmo investire questi soldi così da non tenerli in stand-by. Che vai? Che procediamo a riguardo? Il capo del reparto ci ha comunicato le sue opinioni su dove è meglio concentrarci con lo sviluppo. Ha delle ottime ragioni, ma vanno contro le tue istruzioni. Ma io non ho dato istruzioni. Sì, accetta. Reparto mi dice di ringraziarti per il tuo aiuto. Ma dove sta spruzzando quell'altro? Non stava colpendo la macchina. Vabbè. Io non ho. Comunque, abbiamo 5 milioni! Abbiamo 5 milioni, usiamoli. Allora. Fabbricazione. Controllo qualità, un milioncino. E punti risorsa, 73 milioncini. Tanto Deledda, pure se una settimana non si paga, non succede niente. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Allora, i pezzi sono arrivati. La macchina è sensibilmente più... Ah, ecco, se siamo capiti. Ok, ascolta, Quindi... i regolamenti tecnici stanno per cambiare. C'è l'alto rischio che il nostro duro No, lavoro non ti finisca preoccupa, male. tanto è una stagione sola, non ci frega niente. Andiamo di potenziamento. L'obiettivo è farla finire bene. Non mi interessa. Il regolamento solo adesso non faccia. Allora io faccio le prove libere e poi oggi due perché io devo finire una gara e quindi se non la finisco con la prima ne faccio un'altra. Allora, prove libere discrete. Abbiamo preso una buona quantità di punti, quindi qua stiamo già facendo. Ok. Schiaffa i pistoni. Qua va bene. 6 e 11, 5 e 27, vai, monta, vai che queste ultime gare le voglio fare con una certa... Dai. Andiamoci a prendere
Andiamo a fare una bella figura a fine stagione. Intanto stavo guardando i grafici prima della nostra condizione rispetto alle altre scuderie. Siamo tipo la peggior scuderia anche a livello meccanico. Quindi proprio non... Tutti gli investimenti fatti non sono serviti praticamente a niente. Calma, calma, qua... Io faccio fatica... A prendere il ritmo in gara. Allora, questa è sicuramente una pista più ariosa in cui si può volare. Qui sì. Non ho più chance di stupire. Più chance di godere. Ci sono un paio di curve pericolosissime, vi dico la verità, però generalmente mi sento in un circuito in cui possiamo andare in top 10. Ma odio no. Top 10, sì. Secondo me la top 10 non è un miraggio. La top 10 non è un miraggio affatto. Anzi, credo si possa fare molto bene. Credo si possa fare molto bene. Credo si possa fare molto bene qui. 13 in qualifiche va benissimo. Va benissimo. È oro L'etichetta per colato. la gara di domani è chiusa, ma prima È di oro iniziare. colato 13 in classifica. Allora, adesso una gara impegnativa, una gara impegnativa, che però, secondo me, possiamo gestire. E potrebbe esserci magari anche qualche sorpresa, non lo escludo. Onestamente non lo escludo. Perché, non lo so, ho buone sensazioni, devo dire. Qui ho buone sensazioni. A differenza di Singapore, che proprio non fa il caso mio, devo dire che qui ho delle buone sensazioni. Prima la giornata si. Il Giappone ci porterà fortuna. Pit Ok, ci siamo. stop alla Conto su di sesta. te, non deludermi. Ma che idea è questo non deludermi? Hai portato sfortuna già prima. Perché vuoi farla ancora? Eh? Fai il bravo, su. Lasciami aperta. Che cazzarola, oh, raga. Vabbè, è così oggi. Vabbè, raga, ma la concedete un riavvio. Una volta, dai, un riavvio, un riavvio. E facciamo finta che non ci siamo via. Ah, ho buone sensazioni, ecco, dai. Devo partire un po' più calmo. Un po' più calmo. Un po' più calmo. Un po' più calmo. So che la lettura è rotta al primo giro, ma alla fine di Singapore vorrei evitare. Bene, dai, siamo partiti benino. Ma io perché non sto zitto? Ah! Ancora che Dopo il primo chiacchiero. giro siamo ancora nella stessa posizione. Cerca di avanzare. Rimani concentrato. Abbiamo una. Flashback. Ma perché oggi è così? Qua. No, beh, scusate, abbiate pazienza. Ok. Avevo inserito male il flashback.
Abbiate pietà. Si può fare, si può fare. Allora, siamo tredicesimi, è cambiato niente. È cambiato niente. Assolutamente niente. Aspetta prima. Ok. Il peggio è passato. Ma io perché non sto zitto? Oggi, perché? Perché non mi taccio? A me sta cosa del delta mi tilta in una maniera. C'ho l'ansia quando c'è il delta, c'ho l'ansia. Questo mantiene il delta. La virtual safety car sta per finire. Tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Attendi la bandiera verde. Ok. Si riparte. Ok, via libera. L'Oriente non ci porta molta fortuna a noi, eh. Bisogna confessarlo. E avere la forza di ammetterlo con brutale chiarezza non ci porta proprio fortunissimo. Non ci porta proprio fortunissimo. Ma va bene lo stesso. Ma va bene lo stesso. In fondo l'alettone è solamente un peso in più, giusto? Io voglio lanciare una nuova moda. La Formula 1 senza alettone. Per una Formula 1 più aerodinamica. Oh, mo' mai rotter. Per una Formula 1 più dinamica. Più spregiudicata. Dai, dai, dai. Che non è successo niente. Ha simulato quello. Ha simulato, non è successo nulla. Tutti a piagne stanno. Non è il balletto classico, su. È una cosa per uomini duri la Formula 1. Oh. Oh. Ma da dove sei uscito te? Te sei teletrasportato? Fammi capire. Fammi capire! Non c'era! Ha preso l'angolo cieco! Ma non entrerò mai! Non deve continuare a chiamare! Ah! Ragazzi, non si passa! Non se passa. Non se passa. Vai fuori pista se ci provi. Ma so diventati tipo iper mega aggressivi o sbaglio? Peggio del solito. Poi so due amici che mi stanno a caricare in coppia. Ah, raga. Ma è legale tutto ciò? Cioè, uno che mi... Mi stanno a far sorpassa l'americano. Uno che te regge e l'altro che te mena. Io boh. Dai, dai. Ah. Si può fare. Si può fare. Dai, Ah, e lasciatemi. Che ansia che te mettono.
Sti due corvi dietro. Poi col fatto che sono dalla stessa scuderia, ti mettono ancora più ansia, che c'hanno la macchina uguale. Sembrano i picchiatori professionisti che ti vengono a cercare. Dai. Però l'abbiamo scoraggiati un po', eh. L'abbiamo scoraggiati, si sono messi paura. Mo se mantengono a quel secondino, a quel secondino di sicurezza. Alcune informazioni su Tsunoda. Ha riscontrato una sorta di problema meccanico. Ecco, Tsunoda, se lo siamo levato. Con molta calma, io il 14° posto lo difenderò con le unghie e con i denti. Da qualsiasi tentativo di furto non mi avrete. Ma rieccolo. Mannaggia. A Bottas. Ma te non c'è niente da fare. Non c'hai qualche festa a cui recarti, qualche shooting con la tua macchina da... Fatta a fare uno shooting. Fatta a fare un'intervista. Te può intervistare nessuno a te. Intervistano sempre tutti. Fatta a fare un'intervista. Ah, mo ci si mette pure questo. Tra pochissimo ti verrà mal di gola. Tra pochissimo ci avrai mal di pancia. Tra pochissimo ti verrà un po' fame. Comunque, la verità è che Aldo non rispetta il regolamento della Formula 1. Lui guida. Che cazzarola! Il riferimento solo. No, vabbè, raga, ma sto rosicando tantissimo. No, non può! Non può succedere! Non può. Arridatemi al posto. Rivoglio il posto mio. Non mi ha girato una macchina. Lui risponde solo alla costituzione. L'unica cosa che riconosce. Il resto è carta straccia. Sì, però non gira sta macchina. Sta macchina non gira. Sta macchina non gira. Io non ce la faccio più a fare tutte le gare senza lettone. È una tortura. È una tortura. È una tortura. Vabbè, i box non ce l'ha nessuno. Andate ai box ogni tanto. Ecco. Oh. Andate tutti ai box. Andate ai box. Andateci. Oh, ora sì che mi sento di nuovo a casa. 14° posto. Ma non l'ho toccato Latifi. Non l'ho toccato. Tutti a preoccuparsi della Latifi, ma non lo chiede mai nessuno Aldo come sta. Mi sono venuti le mani di uno scaricatore di porta a forza di guidare senza alettone. C'ha le mani che sono più grosse di quelle dei Morandi. Per quanto sforzo fa. Su. Adeledda. E non te ci mette pure te, eh. Quanto è vero il cielo, te caccio. Me devi fare da tappo. Il capo ha detto fai da tappo. Ah. E tu fai da tappo. Vai ai box, vai ai box. Ma io quando devo entrare? Io non entro. No, non voglio entrare. Ma devi andare. No, non ci voglio andare ai box. Non mi ricordo quando devo entrare, quindi non entro.
Entro dopo, quando la situazione si sarà stabilizzata e mi sentirò a mio agio. Mannaggia alla morte! Mannaggia alla morte! Decimo posto. Da difendere. Da difendere. Da difendere. Ma l'alea del traguardo sta prima o dopo i box? Perché io posso levarmi il pit stop all'ultimo giro, entro prima della bandiera a schiacchi, supero la bandiera a schiacchi, il traguardo dai box legalmente. Il Cavillo secondo me regge, eh. Cioè, ma non hai fatto soste, come no? È questa che è. Sta a posto, sta. Chissà se reggerebbe in tribunale. Qualcuno può dirmi a che giro devo entrare, eh? Invece di dire che perderò aderenza e tutte quell'altre. Destra a sinistra, dice non si può fare il waving, ma lui non lo sa cos'è, quindi lo fa lo stesso. Ma ha superato nonostante... Arca... Sciomi, non costringermi. Sì, però non giro. Io non giro! Cioè, hai perso aderenza. Non è che ho perso il volante, non ho perso aderenza. So guidare a bocca. Hai perso aderenza. Li mortacci, ma come le fanno ste macchine che dopo 10 giri... Vediamo un po' la situazione qua. Mamma mia, le gomme. Oh, non si può... Ma non si può fare! Ma non si... Ma sta solo da freccia rossa. Non è che se il tuo percorso prevede che tu debba passare, io che sto a 10 all'ora a curva, mi metti sotto perché tu devi passare. Oh, e namo. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Sì, mo arrivo. Non ti preoccupare. Confermo! Non capisco come si conferma, vabbè. Vorrei confermare. Che tasto devo premere? Come si conferma? Con una bestemmia? Come si conferma? Qual è il comando vocale che... Oh, no, non lo so. Vabbè. Mi devi... Ma guarda che... Ma guarda, ma porco... Ah! Mi fanno sbroccare. Io guido come un assassino, ma qui li hai una roba veramente da neurodeliri, eh. E quindi io sono felice di guidare come un assassino, inserito in questo contesto. Che questi A se lo merita. Questi A se lo merita. Dice, ma è finta, non importa, se lo merita lo stesso. Deve pagare questa IA. Deve pagare per il modo in cui guida. Ragazzi, io non so. Al prossimo giro entro. Al prossimo giro entro per forza, perché non ho molte chance. Posso solo entrare. Mannaggia quanto è vero il cielo. Io te porto all'inferno con me, Bottas. Maledetti, si sono messi d'accordo che uno me reggeva e l'altro mi sorpassava. Si sono messi d'accordo, si so. Vabbè, mi stanno a mettere in mezzo tutti, raga, mi stanno a mettere in mezzo tutti. Oh!
Oh, niente, guarda, guarda, guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba. E poi arriva Deledda. Buongiorno Deledda. Buongiorno. Bello vederti. Avrebbe un che di poetico se Deledda mi desse il colpo di grazia adesso, eh. Ah, Deledda, ma vaffa. Che c'è? Non cammino. Si è rotto qualcosa? Hai forato la gomma posteriore. Ho forato! Cos'è successo? Dimmi. Me l'hai detto tu cos'è successo? Che ho appena forato! Come puoi dire che è successo? Signori, è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima. Perché una vittoria spettacolare con questa. Vabbè, diciamo che l'anno prossimo non ci si va in Oriente. Le saltiamo, facciamo ci diamo malati l'anno prossimo in Oriente, eh? Ci diamo malati. Così gestiamo prima la fonte. Mi pagano pure gli sponsor. Vabbè. Ottimo. Specchietti meno. Cioè, mi levano. Vabbè, è andata un po' così. È andata un po' così. Ma non importa. Sono in fondo, sono cose che capitano. Può capitare, è capitato. Certo che col senno di poi dici, non era meglio fare le gare a 5 giri, che così con 20 minuti se eravamo risorte. Fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Bene. Sono contento. Ricerca e sviluppo, vediamo un po'. Che si può fare? Questi l'hanno messi. 600. Questi l'hanno messi, meno male. 600. Cosa vuol dire la giusta capacità di reparto? Questi l'hanno messi. E bene. Bene. Andiamo avanti. Allora, adesso abbiamo dato il peggio di noi, sotto ogni punto di vista. In America abbiamo sempre fatto buoni risultati ad Austin. Me la ricordo anche alla perfezione, la pista, esattamente come mi ricordo bene il Messico. Brasile e Abu Dhabi, Però, America e Messico, secondo me, possiamo fare belle cose. Quindi, appuntamento alla prossima e per invertire un po' il trend, perché dopo quel secondo posto è stato il delirio. Cioè, tre ritiri nelle ultime quattro è agghiacciante. Cambieremo le cose, li cambieremo.